Quest'anno portiamo ancora due volumi, come l'anno scorso, gli itinerari della città metropolitana, in cui abbiamo quest'anno incluso tutti e 92 i comuni che ci rappresentano. E il secondo volume che porteremo si chiama Napoli Capitale, dove mettiamo in luce la bravura di Carlo III di Borbone, che è stato l'ultimo grande costruttore di Napoli, ma non solo di Napoli, ma di Portici, di Caserta, di Castellammare, di San Leucio, fino alla favorita di Palermo e fino a Madrid. L'obiettivo è quello di far conoscere tutto il territorio utilizzando il traino dei siti UNESCO che sono presenti nell'area metropolitana di Napoli. Indubbiamente è la nostra città metropolitana con più siti UNESCO del mondo, possiamo dire. E però oltre ai siti UNESCO e oltre alla buffer zone, noi abbiamo tantissime altre realtà di grandissimo valore, di tanto valore, che purtroppo sono di difficile fruibilità. Il nostro scopo è quello di renderle fruibili e quindi di aprirle ai cittadini. La collaborazione con la Camera di Commercio apre un nuovo percorso, quello di sviluppare dei pacchetti che siano utilizzabili anche dagli operatori buyers internazionali che incontrerete lì a Siena. Sì, in effetti a Siena ci hanno assicurato che ci saranno circa 120 buyers, anche perché il turismo non viene di per sé. Il turismo si crea, si gestisce, si cura, si accarezza, si coccola e si educa. Gli itinerari che sono stati sviluppati dalla città metropolitana per il WTE di Siena saranno resi anche in formato digitale attraverso un progetto PON del quale lei è responsabile. Per la prima volta un portale che parli di valorizzazione dei siti UNESCO, quindi partiamo dai siti UNESCO per valorizzare quelli che sono tutti gli itinerari della città metropolitana di Napoli, dove i comuni hanno un ruolo fondamentale, saranno loro i protagonisti dei territori e quindi ci aiuteranno a riempire di contenuti, un percorso multimediale sviluppato in 3D che metterà in rete tra loro i vari comuni. È un percorso che la città metropolitana, grazie al sindaco Luigi De Magistris, già qualche anno fa ha iniziato e noi stiamo cercando di portare a termine e di portare ai massimi livelli con i nostri strumenti voluti dalla Regia del Rio, quindi dalla città metropolitana, alle vetrine del mondo. Stiamo cercando di mettere in campo delle azioni che facciano in modo di dare anche ai territori del Parco Nazionale che non hanno la fortuna di avere i siti archeologici un flusso turistico attraverso quello che è la bellezza del parco, i luoghi meravigliosi del nostro Vesuvio e del Monte Somma, le particolarità agricole, le grandi tradizioni, i grandi anche casali e castelli che si trovano all'interno del Parco Nazionale. Abbiamo l'obbligo, ecco, di fare in modo di creare sinergia e rete all'interno di quello che è il nostro territorio metropolitano.